Ciao! Ciao! Io sono Anna. Io sono Daniele. E benvenuti nel nostro canale. Oggi siamo a Gioia del Colle per il Palio delle Botti e abbiamo allestito tutto il nostro accampamento, ma questo video sarà un video un po' diverso perché oggi vogliamo farvi conoscere il nuovo nostro membro. Con tanto tanto orgoglio, ecco a voi Filippo! Buongiorno a tutti, piacere, sono Filippo. Allora, il mio mestiere è quello che riproduco, è l'attività per l'appunto del fabbro e dell'armaio. Quello che potete vedere qui, che sto azionando, è il mantice che aziona l'aria e che viene introdotta all'interno della forgia, che surriscalda i carboni ardenti e che portano il metallo o a temperatura di tempra o a temperatura di fusione. Quello che abbiamo fatto poc'anzi, che vedete nel successivo video, è la fusione del peltro, ovvero sia una lega da stagno e piombo, per la realizzazione di lingotti o all'occorrenza tramite stampi di manufatti di vario tipo, da oggetti di oreficeria a oggetti di utilizzo comune, a coltelli, chiodi, chi più ne ha più ne metta. Quello che potete vedere qui sulla i banchi sono i vari strumenti e i vari pezzi che vengono utilizzati. Quelli davanti alle pietre molari sono dei lingotti per appunto di vetro, che adesso andrò a prendere e andrò a inserire all'interno della forgia stessa, in modo tale da farvi vedere esattamente come funziona l'attività della fusione. Andiamo a prendere un primo lingotto del peso di circa 400 grammi. Come vedete è esattamente di forma quadrata, direttamente di metallo, ed è freddo al contatto della pelle per il momento. Lo andiamo a mettere all'interno del crogiolo e successivamente lo andiamo a richiudere tramite il coperchio che si può arrastrare. E poi andiamo nuovamente a pompare con il mantice per poter riportare la temperatura della forgia intorno ai 400 gradi centigradi circa, che è la temperatura al quale il peltro tornerà sotto forma di liquido. E quello che possiamo vedere è che ogni volta che aspiro col mantice aria e la pompo all'interno della forgia, del camino della forgia, escono fuori appunto fumo e anche scintille. Questo significa che la temperatura sta man mano salendo, come anche noi che siamo qua vicino possiamo sentire, e anche il peltro all'interno tra un po' comincerà a tornare fuso e quindi malleabile e lavorabile. Nel mentre tutto questo accade, adesso lo lascio andare, vado a preparare lo stampo per la collocazione del liquido fuso, togliendo quello che precedentemente abbiamo fatto. Questo è quello che andremo a ottenere alla fine del processo, esattamente quello che abbiamo creato. Riposiziono uno stampo sopra l'incudine e adesso dobbiamo solamente attendere che il peltro torni fuso. Allora, passati qualche minuto, il lingotto che abbiamo messo all'interno di peltro, quindi sapevo, che è una lega tra stagno e piombo, ha raggiunto e superato i 480 gradi circa e si è fuso, quindi è passato da, vi faccio vedere adesso un esempio uguale, quello che era inizialmente una parte lucida che stava a contatto con la parte bassa, con la parte interna dello stampo, e un'opaca che si era ossidata. Nella storia il peltro, o anche addetto all'argentone, veniva utilizzato anche per fare degli specchi, in quanto messo su una superficie di legno o su una superficie anche di metallo e lucidato con i semplici metodi che anche le nonne ancora conoscono oggi, aceto, sabbia, limone, tanto ma tanto olio di gomito, come si dice una volta, riescono a farlo diventare talmente lucido da potersi specchiare perfettamente. Adesso andiamo a vedere insieme come si fa una colata di un lingotto. Si leva il coperchio della forgia, che come potete vedere, Daniele, per favore, la parte interna del crogiolo si è totalmente sciolta. Cambio pinza e prendo quella apposita per l'utilizzo dei crogioli, lo sollevo, come vedete c'è una patina interna, che è questa, che sono tutte scorie e materiale che non è di metallo puro. Andando ad afferrare con più saldezza,
lo sollevo, lo porto su quello stampo ed effetto la colata. Attenzione a eventuali schizzi. Andrea, Daniele, non passi via. Come vedete dall'interno del crogiolo sono rimaste appunto delle patine, quindi dei residui che andremo a togliere ed eliminare per semplici colpetti. Ed ecco qui. Nel mentre lo stampo si sta raffreddando, andiamo anzitutto a fare un po' di ordine, perché l'ordine serve sempre. Si va a rimuovere qualche appunto carbone che è cascato durante l'estrazione del crogiolo. Come vedete si è solidificato, è ancora molto caldo, quindi bisogna prestare la massima attenzione. Eccolo qua. Come vedete, nella parte interna, come vi dicevo, è lucido, quasi totalmente riflettente. Nella parte esterna è più opaco perché si è ossidato con l'ossigeno e tutte le scorie sono venute a galla. Per ora questo è tutto, al prossimo video.